Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce ed il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto». E chinato il capo spirò. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Cari fratelli e sorelle, inizia domani il Triduo Pasquale che è il fulcro dell'intero anno liturgico, aiutati dai sacri riti del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e della solenne Veglia Pasquale. Rivivremo il mistero della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Questi sono giorni atti a ridestare in noi un più vivo desiderio di aderire a Cristo e di seguirlo generosamente, consapevoli del fatto che Egli ci ha amati sino a dare la sua vita per noi. Cosa sono in effetti gli eventi che il Triduo Santo ci propone, se non la manifestazione sublime di questo amore di Dio per l'uomo? Apprestiamoci pertanto a celebrare il Triduo Pasquale accogliendo l'esortazione di Sant'Agostino in una delle sue lettere, dove scrive: «Ora, considera attentamente i tre giorni santi della crocifissione, della sepoltura e della risurrezione del Signore. Di questi tre misteri compiamo nella vita presente ciò di cui è simbolo la croce, mentre compiamo per mezzo della fede e della speranza ciò di cui è simbolo la sepoltura e la risurrezione». Il Triduo Pasquale si apre quindi domani, Giovedì Santo, con la messa vespertina in Cena Domini, anche se al mattino normalmente si tiene un'altra significativa celebrazione liturgica, la messa del Crisma, durante la quale, raccolto attorno al Vescovo, l'intero presbiterio di ogni diocesi rinnova le promesse sacerdotali e partecipa alla benedizione degli oli dei catecumeni, dei malati e del Crisma, e così faremo domani mattina anche qui a San Pietro. Oltre all'istituzione del sacerdozio, in questo giorno santo si commemora l'offerta totale che Cristo ha fatto di sé all'umanità nel sacramento dell'Eucaristia. In quella stessa notte in cui fu tradito, Egli ci ha lasciato il
comandamento nuovo, mandatum novum, dice la Sacra Scrittura, il comandamento nuovo dell'amore fraterno, compiendo il cesto toccante della lavanda dei piedi che richiama l'umile servizio degli schiavi. Questa singolare giornata evocatrice di grandi misteri si chiude con l'adorazione eucaristica nel ricordo dell'agonia del Signore nell'orto del Getsemani. Preso da grande angoscia, narra il Vangelo, Gesù chiese ai Suoi di vegliare con Lui, rimanendo in preghiera, restate qui e vegliate con me, dice. Ma i discepoli si addormentarono. E ancora oggi il Signore dice a noi, restate e vegliate con me e vediamo come anche noi, i discepoli, dormiamo spesso. Sentiamo in questo giorno la parola del Signore, restate e vegliate con me. Fu per lui l'ora dell'abbandono e della solitudine, sempre di nuovo anche Gesù si trova nel Monte degli Ulivi, abbandonato. L'abbandono acquisì qui nel cuore della notte l'arresto e l'inizio del doloroso cammino verso il Calvario. Centrato sul mistero della Passione e poi il Venerdì Santo, per noi giorno di digiuno e di penitenza, tutto orientato alla contemplazione del Signore alla croce. Nelle chiese viene proclamato il racconto delle passioni e risuonano le parole del profeta Zaccaria, che abbiamo sentito ora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E vogliamo in Venerdì Santo anche noi realmente volgere lo sguardo al cuore trafitto. In questo cuore trafitto, dice San Paolo, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, anzi, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e per questo l'Apostolo può affermare con decisione di non voler sapere altro se non Gesù Cristo e questi crocifisso. È vero. La croce rivela, sempre San Paolo, l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, le dimensioni cosmiche, questo è il senso, di un amore che sorpassa ogni conoscenza. L'amore va oltre quanto si conosce e ci ricolma di tutta la pienezza di Dio. Nel mistero del crocifisso, così ho scritto nella mia enciclica, si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo. Amore questo nella sua forma più radicale. La croce di Cristo, scrive il Papa San Leone Magno nel V secolo, è sorgente di tutte le benedizioni e causa di tutte le grazie. Abbiamo parlato su Giovedì Santo, su Venerdì Santo, arriviamo al Sabato Santo. Nel Sabato Santo la Chiesa, unendosi spiritualmente a Maria, resta in preghiera presso il sepolcro, dove il corpo del Figlio di Dio giace inerte, come in una condizione di riposo dopo l'opera creativa della redenzione realizzata con la sua morte. A notte inoltrata inizierà poi la solenne veglia pasquale, durante la quale in ogni chiesa il canto gioioso del Gloria e dell'Alleluia pasquale si leverà dal cuore dei nuovi battezzati e dall'intera comunità cristiana, lieta perché Cristo è risorto e ha vinto la morte. Cari fratelli e sorelle,
per una proficua celebrazione della Pasqua, la Chiesa chiede ai fedeli di accostarsi in questi giorni al sacramento della penitenza come una specie di morte e di risurrezione per ognuno di noi. Nell'antica comunità cristiana, il Giovedì Santo si teneva il rito della riconciliazione dei penitenti, presieduto dal Vescovo. Le condizioni storiche sono mutate, ma prepararsi alla Pasqua con una buona confessione resta un adempimento da valorizzare appieno e ci offre la possibilità di ricominciare di nuovo la nostra vita, di avere realmente un nuovo inizio nella gioia del risorto e nella comunione del perdono datoci dal risorto. Consapevoli di essere peccatori, ma fiduciosi nella misericordia divina, lasciamoci riconciliare da Cristo per gustare più intensamente la gioia che Egli ci comunica con la sua risurrezione. Il suo perdono che ci viene donato nel sacramento della penitenza è sorgente di pace interiore e esteriore e ci rende apostoli di pace in un mondo dove continuano purtroppo le divisioni, le sofferenze, i drammi dell'ingiustizia, dell'odio, della violenza, della incapacità di riconciliarsi, di ricominciare da nuovo con un sincero perdono. Noi sappiamo però che il male non ha l'ultima parola, perché a vincere è Cristo crocifisso e risorto. Il suo trionfo si manifesta con la forza dell'amore misericordioso. La sua risurrezione ci dà questa certezza che nonostante tutta l'oscurità del male nel mondo, il male non ha l'ultima parola. E sorretti da questa certezza potremo da parte nostra con più coraggio ed entusiasmo impegnarci per aiutare perché nasca un mondo più giusto qui. Questo auspicio formulo di cuore per tutti voi, cari fratelli e sorelle, augurandovi di prepararvi con fede e devozione alle ormai prossime feste pasquali. Vi accompagni Maria Santissima, che dopo aver seguito il Figlio Divino nell'ora della Passione e della Croce, ha condiviso il gaudio della sua risurrezione.